Dietro ogni uomo di successo c'è una donna che vale, è uno dei tanti detti che storicamente scandivano l'importanza della donna e delle sue molteplici qualità, anche in periodi storici meno favorevoli alla valorizzazione della sua figura. Oggi, in un contesto evoluto, la donna dimostra la sua politicità in tanti ruoli, quasi tutti rappresentati in una 4 giorni, intensa e ricca di eventi, organizzata dalla FIDAPA di Boiano. Lunedì scorso 11 imprenditrici e professioniste dell'area matesina a confronto in una tavola rotonda che in pieno ha tracciato la linea ideale tra donna, creatività e intraprendenza. Insieme a loro anche il direttore di Confcommercio Molise, Irene Tartaglia. Nei giorni successivi un incontro invece sulla violenza di genere, quando cronaca, vita quotidiana, sensibilità e informazione fanno parte di un mosaico molto attuale. Parlare e confrontarsi aiuta ad allontanare gli spettri della violenza di genere, soffermandosi sulle dinamiche per le quali spesso da una routine appesantita o da facili apprezzamenti sui social si sfocia in veri e propri atti di abuso sull'universo femminile. Al tavolo dei relatori il capitano Roberta Cozzolino, comandante della Compagnia Carabinieri di Boiano. Senza dubbio le azioni per contrastare questo fenomeno devono avere come obiettivo innanzitutto la prevenzione del fenomeno. Bisogna cercare di incentivare e spingere soprattutto le donne a denunciare questi fenomeni di violenza, per poter poi agire anche per una repressione del reato. La progressione credo che sia soprattutto un miglioramento per quanto riguarda la conoscenza. Già il fatto che oggi in questa manifestazione si parli di violenza di genere è già una progressione, è già un passo in avanti, perché significa che oramai il fenomeno si conosce e già che si conosce e se ne parla ci sono gli strumenti per affrontarlo e per reprimerlo. La 4 giorni è frutto di un lavoro a molte mani delle socie FIDAPA di Boiano, come spiega la presidente Rossella Calabrese. La violenza di genere l'abbiamo toccata con un aspetto un po' diverso, perché leggeremo un testo in rosso, quindi ci sarà questa lettura animata a cura di Alessia Pallotta con le musiche di Alessia D'Alessandro. Poi ascolteremo delle testimonianze al termine di questa performance del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Boiano, l'avvocato Rita Calabrese e la psicologa Antonella Petrella. A completare la 4 giorni, un momento ludico dedicato ai bambini e un successivo evento di carattere istituzionale in cui alcuni comuni dell'area hanno adottato formalmente la Carta dei diritti della bambina. Già presentato a Campobasso alcune settimane fa, il documento che mira a garantire tutela delle bimbe nei più disparati contesti sociali è stato sottoscritto dai sindaci di Boiano, Spinete, San Polo Matese. L'ultimo di questi 4 giorni di eventi è invece dedicato ai fiori eduli, ossia come portare a tavola una ventata di profumi, essenze e colori con i fiori. Fiori che per loro natura, varietà, importanza e sentimenti positivi che ispirano sono in fondo molto simili alle donne.